ai miei bambini e mia moglie. Velocità, destrezza, equilibrio, concentrazione. Per il secondo anno consecutivo è di Domenico Delle Fontane la vittoria del Palio e del Viccio di Palo del Colle. Nella folcloristica gara equestre del Martedì Grasso, dopo quasi tre ore di corsa, il cavaliere della scuderia Lanzisera con il pettorale numero 10 ha alzato al cielo il tacchino, simbolo della gara. In sella al suo destriero bianco e con i piedi puntati sulle staffe, la lancia acuminata di Domenico Delle Fontane è riuscita a centrare per primo un palloncino pieno d'acqua, che nel corso degli anni ha sostituito la vescica del Viccio. Quest'anno, per richiamare l'antica tradizione, un tacchino vivo all'inizio della picaresca giostra di paese era stato appeso in una gabbia accanto al palloncino, ma poi fatto rimuovere non senza polemiche. L'atteso Martedì Grasso di Palo del Colle è cominciato con l'esibizione degli sbandieratori di Capurso e la sfilata in corso Garibaldi con 11 cavalli e cavalieri, rappresentanti dei rioni Madonna della Stella, Casale dei Greci, Auricarro, Castello, Lago San Giuseppe, Porta Reale, Ruga Piena, San Sebastiano, San Vito e San Rocco. Tutti al trotto con un unico obiettivo, centrare la vescica del Viccio, impresa sempre più difficile man mano che passava il tempo e aumentava l'oscurità. Alla fine ha trionfato ancora lui, Domenico Delle Fontane, eroe di Palo del Colle, almeno fino alla prossima edizione.